Signor Vicepresidente della Commissione europea, signori ministri, illustri ospiti, signore e signori, sono felice e onorato che a 2 anni da Expo ci siamo ritrovati tutti in questa Villa Reale, splendida opera del Pier Marini, nascosta dietro i ponteggi del cantiere allestito per la sua ristrutturazione. Anche per questa ragione ho scelto questa villa per l'appuntamento odierno. Expo Milano 2015 è un grande cantiere. In questa villa, che abbiamo eletto a sede di rappresentanza della nostra esposizione universale, è un po' la metafora del lavoro intensissimo che ci attende: colmare alcuni ritardi accumulati e completare i lavori entro i termini previsti. Rivolgo a lei, signor Presidente della Repubblica, un ringraziamento speciale. Con la sua adesione immediata questa iniziativa l'ha resa possibile. Grazie. Oggi ci sono qui tutti i livelli di governo del nostro territorio. Dal Comune di Milano saluto il Sindaco Pisapia, al governo nazionale. Questa forte intesa tra le istituzioni che oggi qui è rappresentata e si rafforza sale, sono certo, la marcia in più che serviva per imprimere alla macchina Expo la necessaria accelerazione. Con la nomina del commissario unico, fortemente condivisa dal Comune di Milano, Regione Lombardia e Governo, abbiamo compiuto un passo avanti decisivo per assicurare la realizzazione della nostra esposizione in tempi certi e nel rispetto degli impegni assunti con il BIE e con tutti i paesi partecipanti. Da Presidente della Regione Lombardia continuerò a lavorare affinché questa intesa istituzionale che oggi lega tutti i livelli di governo e i commissari ci accompagni in questi 2 anni che ci separano da Expo. Di più, ogni sforzo sarà compiuto anche per il pieno coinvolgimento delle parti economiche e sociali, perché il Paese con tutti i suoi territori sia protagonista e beneficiario del successo dell'evento. Abbiamo una grande ambizione per il 2015, fare di Milano la capitale d'Europa. Ci stiamo adoperando perché Expo sia il più possibile un evento europeo e le parole del vicepresidente Tajani ci confortano in questa direzione. È stato motivo quindi di grande soddisfazione apprendere che lo scorso 3 maggio la Commissione europea, con propria comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, ha definito la partecipazione ad Expo Milano 2015. Regione Lombardia molto si è spesa per raggiungere questo obiettivo. E pochi giorni fa, nell'incontro che ho avuto con il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ho avuto il piacere di condividere l'idea che abbiamo di Expo, un Expo europeo. Il Presidente Barroso e con lui tutta la Commissione sta mostrando grande sensibilità riguardo ai temi della nostra esposizione universale. La presenza dell'Unione Europea a Milano sarà un segno distintivo di cui dovremo saper cogliere e comunicare adeguatamente il valore. Expo Milano 2015 è per noi una straordinaria avventura da molti punti di vista. Innanzitutto è una grande chance di valorizzazione dei territori e del nostro patrimonio paesaggistico e culturale. Nel 2015 avremo la grande occasione di attrarre milioni di visitatori e dobbiamo essere pronti. L'Italia intera nel 2015 dovrà raccontarsi, ogni territorio dovrà essere capace di illustrare al mondo lo splendore delle nostre città, la suggestione dei nostri borghi e l'ineguagliabile bellezza del nostro patrimonio naturale. Nel nostro cantiere stiamo costruendo anche gli strumenti con cui gestire questo eccezionale flusso di turisti. Pochi giorni fa ne abbiamo parlato in una riunione con tutte le regioni.
Regione Lombardia, d'intesa con la Camera di Commercio di Milano e la società Expo, ha deciso di creare una società dedicata proprio alla migliore gestione dell'offerta turistica, che vorremmo fosse multiforme, segmentata, capace di esercitare attrazione e di assicurare la soddisfazione dei visitatori. L'Expo è una vetrina mondiale. Dovremmo essere ineccepibili in tema di trasparenza, sicurezza e legalità. Regione Lombardia è molto impegnata a dare il proprio contributo su questi fronti. Già da Ministro dell'Interno mi sono occupato di questo aspetto, istituendo a Milano una sezione specializzata del Comitato per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e un gruppo interforze per l'Expo affinché l'Expo possa essere mafia free. Voglio anche assicurare il mio impegno a che le opportunità di lavoro che contiamo si possano moltiplicare grazie all'evento siano opportunità vere e sicure per i nostri giovani, oltre che volano di ripresa per i nostri livelli occupazionali. È certamente vero che occorre affrontare la questione del lavoro per Expo mirando una maggiore flessibilità. Ne abbiamo discusso con il Presidente del Consiglio qualche giorno fa. Ma lavoro flessibile non può significare lavoro meno tutelato o meno sicuro. Expo Milano 2015 non deve restare nella memoria per straordinari manufatti o faraoniche costruzioni. Deve lasciare il segno per il suo messaggio, per i suoi contenuti. Il tema, che è un tema strepitoso, nutrire il pianeta, energia per la vita. Sono passati più di 20 anni da quando la conferenza dell'ONU di Rio de Janeiro del 92 ha dato una prima definizione di sviluppo sostenibile, da intendersi come uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. In questi anni è maturata a livello globale la consapevolezza della necessità di integrare nell'agire pubblico, nell'agire politico, le dimensioni sociale, economica e ambientale per puntare a una vera sostenibilità. Due pilastri imprescindibili di questo modello di sviluppo sono la food safety e la food security, come ha più volte ribadito l'Organizzazione delle Nazioni Unite, altra prestigiosa partecipante a Expo Milano 2015. Il nostro agire politico quindi deve garantire a ogni individuo non solo l'accesso al cibo, ma anche l'accesso a un cibo sano e sicuro. Se allora Expo Milano 2015 vuole lasciare un messaggio chiaro e forte al mondo e alla storia delle esposizioni universali, propongo che dal nostro territorio sia lanciata una battaglia per la food safety contro la contraffazione nel campo agroalimentare. I dati relativi alla contraffazione dei prodotti alimentari sono allarmanti per l'Italia. Vogliamo combattere contro il cosiddetto Italian sounding, ossia contro lo sfruttamento illecito della fama mondiale dei prodotti della filiera agroalimentare italiana. Questa pratica dilagante costituisce innanzitutto un danno serio per la nostra economia. Secondo una stima della Commissione parlamentare anticontraffazione nel 2011, il giro d'affari dell'Italian sounding vale oltre 60 miliardi di euro l'anno, una cifra pari a 2,5 volte il valore complessivo di tutte le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari. Di più, essa determina nel nostro paese perdita di posti di lavoro in un momento in cui davvero non ce lo possiamo permettere. E naturalmente, come è stato ribadito anche oggi nel tavolo di lavoro che ho voluto fosse posto in apertura di questo evento, la contraffazione minaccia la salute dei consumatori, esponendo gli individui a rischi non tollerabili e procurando ulteriore danno alle comunità. È importante coinvolgere tutti i governi dei paesi partecipanti a Expo 2015 perché si impegnino con noi in questa battaglia,
contro la contraffazione e in difesa della salute. Questo è l'impegno forte che Regione Lombardia ha deciso di assumere: sviluppare e diffondere i contenuti di Expo. Auspico che la giornata di oggi possa dare avvio a un dibattito globale sul tema. In prima persona mi farò interprete di questo messaggio in ogni occasione in cui si discuterà di Expo Milano 2015, in Italia come in Europa e nel mondo intero. Signor Presidente, signore e signori, l'evento di oggi è il primo di una serie di appuntamenti che organizzeremo da qui al 2015, toccando le capitali dei paesi che aderiscono a Expo. Cominceremo naturalmente da casa nostra, l'Europa, Bruxelles, perché vogliamo che l'Europa senta davvero sua questa esposizione. Grazie ancora a tutti per aver accettato il nostro invito e per quanto farete per Expo 2015.